Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Tandrofficio. Oggi in questo video vi faccio vedere come installare Mario Kart 8 con l'emulatore Wii U su PC. Ufficialmente funziona, ve lo garantisco perché ci ho giocato anche un pochino stamattina. Ah, passo numero 1. Vi lascio il link in descrizione di cemu.info. Quando siete su questo sito andate tutto in basso e scaricate Cemu. Cioè CemU, questa U è un emulatore, diciamo, della Wii U, dove è uscito Mario Kart 8. Poi, quando avete scaricato CemU, fate così come faccio io, prendete una cartella e la mettete sul desktop. Una volta messa sul desktop, scaricatevi Mario Kart 8 punto Wii U. E ora trovo il link da dove l'ho preso io. Dunque, Mario Kart 8 lo trovate su questo sito. Dovete aspettare 98 100 secondi, diciamo, quindi 1 minuto e 40 più o meno, e dopo vi si genererà il link di download del torrent. Quindi aspettate questo 1 minuto e 40 e vi si genererà da solo il link di download. Quindi aspettiamo 1 minuto e 40 e vi faccio vedere come funziona passo dopo passo. Ok, una volta aspettati i vari secondi, fate download e lui vi scaricherà il torrent. Quindi il link in descrizione di questo di questo sito, insomma. 98 secondi appunto. Quando l'ha scaricato, aprite il file torrent. Doppio clic, vi si aprirà uTorrent, BitTorrent, quello che cazzo avete. Poi, una volta scaricato, ve lo metterà in una cartella del download che si chiama Mario Kart 8 USA Wii U Fake. Fake non perché è falso, allora, lo rinominiamo. Fine. Non è fake, è vero perché ci ho giocato anche stamattina 10 minuti, però lo provo anche insieme a voi. Quindi, create una cartella Mario Kart 8, poi tutti questi file fate estrai i file, selezionate una cartella MK8. Una volta che vengono estratti tutti, quindi a noi non ci interessa, una volta che va estratto tutti i file, perché dentro tutte queste parti ci sono dei file .wud e sono tutti uguali. Se vedete il nome è tutto uguale, guardate. FKMK8. Qui, uguale. FKMK8. Sono file da 25 giga, cioè sono file da 307 mega, 45 mega. Quindi una volta unite tutte insieme le parti, il file unico sarà 24 giga e qualcosa. Vi faccio vedere. Io l'ho messo dentro CEMU, è Mario Kart 8, ecco, e questo 23 giga e 3. Quindi cosa dovete fare? Una volta messo tutto qua dentro, tutte le parti insieme a una sola, cosa dovete fare effettivamente? Dovete appunto avviare CEMU, ma prima di avviare CEMU vi lascio questo file di testo in descrizione che serve per l'avvio di Mario Kart 8. Questa è la key di Mario Kart 8 e questa è la key della Wii U Common Key. Senza di essi non funzionerebbe un cazzo. Copia. Facciamo finta, io lo cancello. Anzi, no. Sì. Cancella. Salva. Vuoto. Voi vi trovate scritto qualcos'altro. E alla fine andate, carica. Non funziona. Mannaggia. Cosa dobbiamo fare? This file is encrypted and requires the Wii U key, common key, to be launched.
Keys can be configured in keys.txt. È possibile eseguire file. Quindi, a questo punto, keys. Ci incollate queste due cose, che le trovate in descrizione. Fate salva. Poi, cliccate CEMU. Fate file carica. E poi, dove avete messo Mario Kart 8 estratto con tutte quelle parti, io a questo punto, cioè questo, vi faccio vedere di nuovo. No, perché non vorrei confondere le cose. Questo qui, insomma, avete capito, no? Quando avete estratto tutte queste, che non avete unite in una cartella, come vi ho detto, sono tutti file uguali. Sono tutti file da 300 mega. Quando li andate a unire diventano 24 giga. Dove avete messo Mario Kart 8, selezionate il file UD loading ed eccoci, sta caricando Mario Kart 8. È molto semplice da installare, però da scaricare dovete avere un po' di pazienza perché è abbastanza grosso come gioco. Quindi premete A. Selezionate il veicolo, andate avanti nella storia, insomma, diciamo, avendo questi cerchioni. Questo è il paracadute, meglio come di Mario. Vi faccio vedere un attimino il gameplay. Se vedete dei lag in questo video, non sono io che laggo, il mio PC è abbastanza potente da reggere anche GTA 5. Non sono io, ma probabilmente l'emulatore che lagga. Perché è un emulatore, ricordatevi. Quindi, un attimo. Se vedete dei lag, non sono io, è l'emulatore. Perché ricordate che sta emulando un gioco della Wii, della Wii U su PC. E non è facile. Insomma, ci vuole un PC abbastanza potente. Fortunatamente io ce l'ho. PC abbastanza potente. No, ho sbagliato. No, cazzo, però è bella di grafica, devo ammetterlo. Andiamo qua. Ok. Poi qua c'è anche una grafica abbastanza bella, perché è uscito nel 2014, alcuni di voi lo sapranno già. Quindi però non è facile controllare tutto quanto. Quindi finiamo qua. Saltiamo. Tutto preso anche da Mario Bros, eh. Prossima scia.
Allora un po', vediamo almeno di vincere, dai. No, così no. Allora, poi insomma vi dico altre cose appena ho finito questa gara. Comunque gli FPS sono 60. No, è maledetto. Vabbè dai, secondo ci sta. Quindi chiudiamo un attimo il gioco, scusate. Quindi questa era una breve cosa su come si installa, come fa tutto. Quindi ripetiamo di nuovo da zero, velocemente. Ah, scaricate questo, link in descrizione. Questo, link in descrizione. Avete già capito come si fa, tanto l'utile che ne sto a dire. I file di encryption keys lo trovate in descrizione. Vi lascio proprio tutto questo scritto nella descrizione del sotto il video su YouTube. Poi, quindi scaricate questo, estraete questo, andate qui, modificate keys e ci scrivete questo che c'è scritto. Preferibilmente prendete una descrizione dal computer, perché dal telefono non lo so se ve lo fa copiare. Comunque provate. Quindi una volta scaricato Mario Kart 8 lo mettete dove volete, anche su desktop. Io l'ho messo dentro CEMU, questo qua Mario Kart 8 l'ho messo dentro CEMU, vabbè uguale. Poi avviate CEMU, fate file, carica e selezionate dove avete messo tutto Mario Kart 8 insieme a tutte le parti unite in un'unica cartella. Quindi è molto semplice da installare. Da scaricare, non so, ci vuole un po', quello è normale. Per carità, non lo metto in dubbio, però fidatevi che vi divertirete anche voi. Se non avete una Wii U, lo potete provare sul computer con questo emulatore CEMU, che lo scaricate da cemu.info e questo lo trovate nel link in descrizione. Quindi spero che vi sia stato chiaro e se avete visto l'errore iniziale che dice the encrypt, voi dovete mettere solamente quel file keys.txt. Dopo di quello avete finito. Non vi preoccupate, state tranquilli. Quindi, che dire? Da Thunder Official è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, fammi sapere se volete anche un video di Mario Kart 8, lasciando 10 mi piace, iscrivendovi al canale, perché vorrei arrivare a 100 iscritti, quindi per favore condividetelo anche con i vostri amici, e lasciate un commentino. Leggete nella descrizione perché trovate CEMU Mario Kart 8 e il keys che va messo qui in mezzo, quando voi non lo trovate subito, penso. Cioè, voi avete solamente questo. Aspettate, prima di concludere, perché io voglio che le cose siano chiare, perché altrimenti non capite bene. E quindi chiarisco meglio. Voi trovate questo, keys. E dentro non c'è niente, c'è scritto alcune cose più lungo di questo. Ma non ci trovate scritto Mario Kart 8, Wii U e tutte queste chiavi. No. Comunque ve lo lascio in descrizione. Lo dovete, il keys.txt, lo mettete dentro una cartella di CEMU 1.12.2. Fine. Poi avviate CEMU, appunto, fate file carica e mettete il file wood insieme a tutte le parti unite che avete scaricato dal torrent.
Quindi, da tanto che è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!